Io ho un grande amore nella mia vita, purtroppo, che è il mio negozio, per cui per lui mi sacrifico volentieri. Anche non andrei mai in vacanza per stare in negozio con curarlo, le vetrine. E soffro quando non vendo, ma non per i soldi, non per i soldi, proprio per il piacere di vendere, di essere riconosciuta come una buona venditrice. Infatti c'è una cliente antipatica che mi dice sempre: tu venderesti i frigidaire agli eschimesi, e io gli faccio lo sconto perché lei mi fa un complimento bellissimo. Nasco come ragioniera, però mi arrampicavo sui vetri per la ragioneria. Siccome non mi piaceva il lavoro che facevo, impiegata, poi ho fatto un po' la hostess che trasportavamo la terra dall'aeroporto di Asmara all'aeroporto di Daran. Mamma faceva le maglie per questo signore che si chiamava Daria. E questo signore ci conosceva bene perché eravamo delle persone oneste. Decide di venire a vivere in Italia e a chi lo vende il negozio? A mia mamma, dicendo: signora Santonietta, lei me lo paga quando vuole il negozio, quando c'ha i soldi. Così, si è dato un negozio così, in quella maniera, con una stretta di mano. Me lo ricorderò sempre. Signor Lupano si chiamava, Dario Lupano. Ma mia mamma aveva il pallino degli affari e non lo sapeva nemmeno lei di essere così brava. Avevo 18 anni che mia mamma mi disse: ma sarebbe bello andare a comprare in Italia. E così ho cominciato a venire in Italia da sola. Guidavo la macchina, andavo a Milano, a Firenze a comprare tutti questi vestiti che poi dopo spedivamo alla Smara. Venivo in estate a comprare la roba. Mi ricordo che siccome la Smara è alta 2.400 metri d'altezza, c'era freddo la sera, mi sono portata in estate il cappottino, dicendo: vado in Italia, la sera sarà freddo e mi farò il cappottino, un cavolo il cappottino. Guarda che bello, è vero, che bello il negozio. C'è Maria Bolla, guarda, avere un ricordo del mio 30 anni quando mi alzo, faccio la ginnastica. Come mai mi trovo alla Smara? Io sono nata alla Smara. Genitori che risiedono lì. Poi ho sposato mio marito, che anche lui risiedeva lì, e abbiamo fatto tre figli. Poi siamo venuti via nel 71, quando un certo Macconnen ha mandato via tutti gli stranieri. Siamo venuti in Italia, io e mio marito, un po' prima che succedesse questo, perché c'era nell'aria e mio marito è stato bravo per quello. È venuto in Italia con me. Siamo andati da un signore che anche prima lui risiedeva alla Smara, faceva delle maglie bellissime, io già lo conoscevo perché le compravo, che le mandavo alla Smara. E lui mi disse: ma signora, se vuoi rimanere qua, c'è un mio cliente che vorrebbe vendere il negozio e se vuole andare a trovare, si trova in via Augusto Nigri. Lui, figurati, ha preso subito la palla al balzo perché non vedeva l'ora di venderlo quel negozio. Perché non andava per niente bene, diciamo la verità, però noi non lo sapevamo. Ingenuamente abbiamo detto: oh, che bello, aveva 5 vetrine ad angolo. Abbiamo cominciato a vendere la lana. Piangevo dalla mattina alla sera e scrivevo delle lettere a mia mamma. Ero disperata perché non sapevo niente della lana. Mi intendevo un po' delle maglie, un po' dei vestiti, ma della lana proprio niente. Ho cominciato, guarda, dopo 2 o 3 mesi a andare il boom della lana. Quindi, dopo Natale, anche a Natale, non si sapeva cosa avere. Ero abituata alla Smart, vendevo tante di quelle cose a Natale. Insomma, ho pianto per parecchi, 2 mesi ho pianto. Poi dovevo venire a casa, far da mangiare, è il primo, è il secondo, è il contorno. Sandro voleva mangiare a mezzogiorno. E a sera il brodino, io non ce la facevo più, 3 bambini. Vuole il destino e la fortuna che abbiamo comprato il negozio il 31 ottobre. Ho cominciato ad andare alla maglieria, i filati di lana. E vende, e vende, e vende. Mi sono per forza appassionata alla vendita. C'era la fila delle persone per entrare per comprare. Avevamo messo un vecchietto, che gli davamo qualche cosa, che stava alla porta a far entrare le persone 2 alla volta e mio figlio Fabio, lui era addetto con un camioncino tutto sgangherato, andava tutte le volte a Prato a comprare tante balle di cotone, di lana che le riempiva la macchina e poi arrivava questa lana e io la vendevo. Vedi, se la fortuna ti vuole assistere, non ce n'è, te la fa, ti assiste. E noi siamo stati assistiti dalla fortuna.
passato degli anni vendendo lana. Quando venivo in Italia, che là non c'era niente, tu devi calcolare che tutto quello che noi avevamo era roba che si importava dall'Italia. Non so, io compravo un vestito, arrivavamo che non ne avevo, io li vendevo, prima al mio armadio vendevo i miei vestiti. Io rimanevo così, pur di vendere, capito? Anche le cravatte di Sandro, le sue cravatte le vendevo sempre. Ma sono stati anni belli, anche quello dell'Africa, dell'Eritrea. Mi ricordo che temevamo molto la concorrenza a quell'epoca, andavo a vedere la vetrina degli altri negozi, vendevo la lana, cosa facevo, cosa che adesso non mi interessa più, sono delle concorrenze, ma non mi interessa, perché il mio negozio è così conosciuto che, per dire, ti ho tolto anche il nome Casa della Lana, non esiste nel negozio. Il negozio è, si guardano in giro, non sanno che, neanche come mi chiamo, perché mi conoscono, non c'è bisogno. Ed è bello questo, sapere che vengono da Verona, da Ferrara, da Genta, perché sanno che quello è un negozio che ha sempre venduto lana. Anche adesso che c'è la crisi, quando uno vuole una bella maglia di lana, di merino, di cashmere, viene nel mio negozio. Abbiamo dei clienti che vengono dall'Austria. Ieri, ad esempio, abbiamo avuto due dell'Austria, perché vendiamo anche merci di qualità. E spesso dico, no signore, la qualità paga. Era l'unico che sapeva che io ero una buona venditrice, ma io non lo sapevo. Lui ha deciso di comprare il negozio, dice Tro, tu starai bene lì. Mi chiamava Tro lui, perché frullavo come una trottola. Perché lui era uno che studiava la gente, eh? Era un bravo giocatore di scacchi. E quindi aveva capito tutto di me. Eccoci. Siamo? Non lo so, ma stiamo facendo la ripresa.